Ebbene sì, nonostante io lavori in questo settore, nonostante abbia le competenze per investire totalmente in modo autonomo, ho deciso a luglio di prendere 5.000 euro che avevo sul conto bancario e depositarli su Moneyfarm. E ora vi spiegherò il perché. Prima di iniziare, ci tengo a precisare che io mi chiamo Gilberto, ho 24 anni, ho una società di consulenza e contabilità per le aziende e nel tempo libero investo. Apriamo una piccola parentesi, sto anche studiando per diventare consulente finanziario, quindi probabilmente questo video andrà contro forse anche a un mio interesse, infatti potrebbe esserci un pelo di conflitto. Per chi non lo sapesse, oggi andiamo a fare la recensione di Moneyfarm, che penso la conoscete tutti, ma per chi non la conoscesse, appunto, è un robo advisor. Quindi sostanzialmente è una piattaforma che prende i soldi che depositate e li investe in relazione a un livello di rischio che decidete voi dopo aver compilato un questionario che vi faranno compilare all'inizio, nel momento in cui ci sarà la registrazione. Tra l'altro, se avete piacere di utilizzare Moneyfarm, vi consiglio di farlo tramite il link in descrizione, perché avrete la possibilità di scalarvi un pelo i costi di gestione del portafoglio. Infatti, tramite il link in descrizione avrete la possibilità di abbassare le commissioni dello 0,1% per 6 mesi, che non è per niente male. Sicuramente la prima domanda che vi fate è: se tu hai le competenze per fare investimenti in autonomia, perché utilizzi una piattaforma come Moneyfarm? E vi rispondo in totale sincerità. Per chi non lo sapesse, nello scorso video ho fatto vedere qual è il mio portafoglio azionario, dove investo in singole azioni. Per questo motivo, se siete curiosi, vi consiglio di guardare prima questo video qua, poi successivamente quello del mio portafoglio azionario, e poi vi fate almeno un'idea di come investo i soldi. Infatti, per chi non lo sapesse, io penso che almeno il 70-80% di quello che investo lo investo in azioni singole. Ho deciso però, per un fattore di diversificazione, di aprire anche un conto Moneyfarm, perché penso che sia attualmente il miglior robo advisor in Italia, e l'ho fatto anche per una questione di comodità per quanto riguarda la gestione delle tasse. Infatti, per chi non lo sapesse, Moneyfarm funge a sostituto d'imposta. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che pagherà le imposte che dovreste pagare in dichiarazione dei redditi l'anno successivo, ve le paga direttamente lui. E qua arriviamo, secondo me, a un punto che a mio avviso ha sia qualche pro sia qualche contro. Infatti, come funziona la gestione della tassazione su Moneyfarm? Per chi non lo sapesse, sostanzialmente in Italia ci sono tre modi per pagare le imposte sulle plusvalenze, in generale sugli investimenti. Il primo è il regime amministrato, il secondo è il regime dichiarativo e il terzo è il regime del risparmio gestito, ed è qua che entra in gioco Moneyfarm. Infatti, per chi non lo sapesse, Moneyfarm non solo come funziona nel regime amministrato, ad esempio nelle banche italiane, quando vendete un'azione in profitto vi fa pagare il 26% della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, quindi sulle plusvalenze. Ma per quanto riguarda il risparmio gestito, voi andrete a pagare in anticipo le imposte anche sulle plusvalenze non realizzate. Questo cosa vuol dire? Vi faccio un esempio per spiegarvi in modo molto semplice. Supponiamo che voi al 1º gennaio investite 5.000 euro su Moneyfarm, ok? Adesso è un caso esemplificativo. E Moneyfarm sceglie di prendere quei 5.000 euro e investirli tutti su un ETF che replica l'S&P 500, che, per chi non lo sapesse, è l'indice americano di riferimento. Nel frattempo, l'indice dal 1 gennaio al 31/12 fa il 100%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete passati da 5.000 euro investiti a un controvalore, in questo caso qua, che è 5.030, però nell'esempio che faccio vedere io sarà di 10.000, perché è raddoppiato seguendo l'indice di riferimento. Voi, anche se Moneyfarm decide di non vendere gli ETF che possedete, voi andrete a pagare in titolo di acconto il 26% della plusvalenza. E voi mi direte: ok, ma se l'ETF scende successivamente e io torno in pareggio, quindi magari superiamo al 31/12 dell'anno successivo, sarà tornato a un valore di 5.000, vi renderete conto che io ho pagato delle imposte che sostanzialmente non dovevo pagare. Le imposte che pagate come titolo di acconto vengono successivamente conteggiate come se fossero delle minusvalenze. E quindi qui sicuro vi sorgerà il primo dubbio. Quindi, che senso ha che io vada a pagare delle imposte su delle plusvalenze che io non ho nemmeno realizzato? E io vi do pienamente ragione. Infatti, è questo il primo e penso anche unico problema che, per quanto mi riguarda, ha Moneyfarm, cioè quello del risparmio gestito, ma è una legge italiana. Infatti, quello che voi andrete a pagare
vivrà spostato come se fosse una minusvalenza, quindi l'anno successivo, se farete delle plusvalenze, ovviamente non pagherete le imposte in relazione alla minusvalenza che avete realizzato pagando le imposte come acconto. Quindi sostanzialmente è come se pagaste l'acconto sempre se fate plusvalenze per l'anno successivo. Secondo me è un metodo che, per quanto riguarda importi bassi, non incide troppo, però ovvio che se avete 1 milione di euro, capite che magari se io faccio 1 milione di plusvalenze in un anno e devo pagare 260.000 euro di tasse, se io le pago il 31/12 come acconto, se le pago un anno e mezzo dopo in dichiarazione dei redditi, fa un po' la differenza, capite? Quindi direi che abbiamo affrontato in primo luogo quello che secondo me è il primo problema di Moneyfarm. Ma ora passiamo alle cose interessanti. Per chi non lo sapesse, Moneyfarm permette all'interno del proprio sito di compilare un questionario nel momento della registrazione, e in base alle risposte che vi date, io vi consiglio al 100% di rispondere in modo sincero, e in base alle domande che vi porrà appunto Moneyfarm capiranno il vostro livello di tolleranza al rischio, che a mio avviso, ovvio, dovete considerare che essendo giovani, una tolleranza al rischio di livello 7 tipo il mio, secondo il mio modesto parere, è una buona tolleranza al rischio. Io, visto che investo già in azioni singole e non tengo quasi mai conto del punteggio ESG, che sostanzialmente è un rating che viene assegnato alle aziende che vengono considerate socialmente responsabili tramite delle graduatorie, e quindi ho deciso di investire appunto su questo portafoglio che sovrappesa le azioni che appunto sono rispettano i requisiti. La mia asset allocation è questa, infatti come potete vedere è quasi totalmente esposta in azioni, infatti come potete vedere più del 70% è investito in azionario, poi ho diciamo una 25% in bond, che sarebbero obbligazioni, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, è semplicemente un contratto che si stipula tra due parti, in questo caso qua tra io che sono una persona fisica e, visto che questi qua sono bond governativi, quindi obbligazioni di Stato, quindi in questo caso qua andrò a contrarre un'obbligazione con i paesi in via di sviluppo, che ovviamente offrono una percentuale di rendimento più alta, essendo più rischiosi rispetto ad esempio agli Stati Uniti. Qua avrò delle obbligazioni che saranno collegate all'inflazione, che in questo periodo qua di alta inflazione sono sicuramente servite. Infine poi abbiamo dei bond societari, quindi obbligazioni stipulate tra io persona fisica e società high yield, quindi che teoricamente sono più rischiose, quindi offrono rendimenti più elevati. E poi abbiamo una parte di liquidità, che in questo caso qua serve per andare a comprare eventualmente in periodi di ribasso, o anche semplicemente a pagare le commissioni a Moneyfarm, che, per chi non lo sapesse, ovviamente non lavora gratis, ha ovviamente un costo. In questo caso qua ha un costo dell'1% IVA esclusa, quindi teoricamente è un 1,22%, che probabilmente a voi che magari non siete del settore vi sembra poco, però in realtà non è così poco. Ora vi faccio vedere molto brevemente quanto incide una percentuale, anche se basta, su un investimento di lungo periodo. Creiamo quindi un piano di investimento, quindi supponiamo un ammontare di deposito iniziale di 5.000, che è l'importo base per investire su Moneyfarm. Poi deposito annuale facciamo 100 euro a settimana, che sarebbero 400 euro al mese, quindi 5.200 euro l'anno. Anni di durata del deposito, supponiamo che vogliamo investire per lungo termine, quindi supponiamo almeno 20 anni. Tasso di interesse anno, consideriamo magari un 8% anno. Ora vi faccio vedere quanto incide l'1,22% di commissione sull'investimento. Questo sarebbe quello che noi otteniamo, quindi alla fine dei 20 anni, supponendo un tasso di interesse annuo dell'8% e un deposito annuale di 5.200 euro e un deposito iniziale di 5.000 euro, noi a fine dei 20 anni avremo all'incirca 280.000 euro. Ora vi faccio vedere quanto incide quell'1,22%. Quindi qua andremo, anziché mettere 8%, metteremo 9,22. Sostanzialmente incide in 20 anni all'incirca di 40.000 euro. Ma ora vi faccio vedere quanto cambia se io mettessi 30 anni, che per quanto mi riguarda io ho 24 anni. Quindi supponiamo che io voglia investire per arrivare a 55 anni, quindi 30 anni ci sta. Supponiamo 8% anno, sarebbero 686.000 euro. Ok, ora vi faccio vedere mettendo 9,22, quindi se non pagassi effettivamente le commissioni, e qua vedete che la differenza inizia a essere elevata. Infatti, per quanto riguarda
le commissioni, vedete quanto incidono sull'interesse composto. Fanno tanto tanto la differenza. Ed è qui che entra in gioco, secondo me, la potenzialità di Money Farm. Infatti, per chi non lo sapesse, all'aumentare del deposito, adesso vi aumento un pelo, all'aumentare del deposito diminuiscono le commissioni in percentuale. Infatti, se depositate più di 20.000 euro, iniziano già a essere 0,75 più IVA, quindi all'incirca 0,90 e passa. E qua, secondo me, oltre 100.000 euro inizia ad essere interessante, perché alla fine, secondo me, considerando il lavoro che fanno, è una buona percentuale di commissione, ragionevolissimo. In questa pagina qua potete vedere qual è stato la media del rendimento in base al rischio del portafoglio di Money Farm. Questi in esame sono stati presi gli ultimi 10 anni, ovviamente con una tolleranza al rischio di livello 1, quindi sostanzialmente praticamente penso sia investito tutto in obbligazioni, infatti praticamente tutto in obbligazioni e un po' di cash, avrete avuto una performance su 10 anni del 7%, che sarebbe 0,6% anno. A mio avviso investire così non ha senso, semplicemente perché se voi prendete l'inflazione che c'è ogni anno, supera lo 0,6% negli ultimi 10 anni, mediamente anno, e quindi sostanzialmente vi prendete il rischio di investire, ma siete praticamente sicuri al 100% di avere meno potere di acquisto nel momento in cui andrete a vendere tutto e sostanzialmente a liquidare il portafoglio. E qua all'aumentare del rischio ovviamente aumentano anche i rendimenti, che tra parentesi nel breve periodo non è assolutamente scontato. Infatti passando a un portafoglio di livello 2 abbiamo una performance media annua del 2,2% e dall'inizio del 27%. Per quanto mi riguarda, se posso darvi un consiglio, eviterei portafogli sotto un livello di rischio del 4. Quindi direi dal 4 in su. In questo caso qua abbiamo già un 4,5% annuo, che non è assolutamente male. Io investo con un portafoglio di livello 4, in questo caso qua è 8,5% anno, quindi assolutamente non male. Considerate che per quanto riguarda il mio portafoglio investimenti autonomo, io cerco un rendimento del sopra il 10%, però negli ultimi 3 anni ho avuto una performance media dell'8%, quindi assolutamente non male. Per quanto riguarda Money Farm, vi consiglio anche il loro canale YouTube, che non è assolutamente male. Che questo qua all'incirca una volta al mese fanno un video in cui fanno la spiegazione di quello che è successo nell'ultimo periodo. Io me li guardo sempre volentieri perché sono molto molto interessanti. Nella sezione perché Money Farm dicono di noi avete la possibilità di vedere tutti i premi che hanno ricevuto nei vari anni, ma sono cose che personalmente a me non è che interessino tanto. Qua avete le recensioni che sono 4.1 su 5 su 1700 recensioni, quindi direi assolutamente niente male. E direi che più o meno tutto quello che c'è da dire l'ho detto. Ovviamente avete la possibilità di contattare, quando volete tramite la live chat, il supporto per qualsiasi tipo di domanda. Avete anche la possibilità di contattare il vostro consulente personale, anche tramite una videochiamata se la prenotate. E niente, direi che se avete piacere di non pagare le commissioni dello 0,1% per 6 mesi, utilizzate il link in descrizione. E mi raccomando, sappiate che nel momento in cui vi iscrivete avete la possibilità anche voi di invitare qualche vostro amico in questa sezione qua. Invita un amico, condividete il vostro link e anche a voi vi verranno tolte lo 0,1% delle commissioni. Detto questo, spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ci becchiamo al prossimo video.